Passion, buongiorno a tutti. No, salve a tutti da Radio Speranza. Ciao Angela, com'è? Ciao, tutto bene? Tutto bene? Ciao Spuriticchio, ciao Spuriticchio. Ma giungi dall'Inghilterra oggi? Sì, cioè, come no? Sono contenta di vederti. Vengo da Northumbria. Cioè, è iniziato con Passion, cioè molto con spagnoleggiante, e poi però finiamo con l'English. Sei. Sì, senti, da dove vieni tu? Dimmi. Io vengo dall'Australia. Veramente? Sì. Sydney? Anch'io sono stata in Australia. Che bello! Ciao! Yeah. Fantastico! Dimmi qualcosa in inglese. Hello. The book is on the table. Wow, it's fantastic. Yes. Ma tu, io so che tu sei una ragazza che parla 7-8 lingue. Ma pure 10. Anche 10. Sì. Per esempio, in giapponese, come si dice ciao Massimiliano? Attaccalo a maglia, batosu. Beh, sì, in arabo come si dice ciao Massimiliano? Fai lo spetticchio. Ok. Beh. Senti, ma tu so che sei una grande esperta anche di albanese. No, l'albanese purtroppo non lo conosco. Come si dice ciao in albanese? Non lo so, non lo conosco. Io ho pensato TikTok. Anna. Non lo so, l'albanese non lo conosco. Non la conosco questa lingua. Non conosco nessuno che viene dall'Albania. Sì, l'architetto Smenai, però ultimamente sta a fa la preziosa e quindi non lo Orte, cioè, che poi si chiama Ortenka, ma si fa chiamare Ortensia. Ma lei è famosissima. Anna. Achtung. È famosissima. Senti, architetta, tetto, deve femmina, non lo so perché si dice sindaca, assessora, però architetta, secondo me... Beh, direi proprio di no. È brutto, non c'è cacofonia. Come avvocata. Eh? Avvocata. Però sì, avvocata, a me non piace questa cosa con la finale. No, secondo me è giusto dire avvocato. Eh sì, ormai... È bello, dai, alla fine è bello. Però, perché sennò si deve dire allora professora. Sì. Non professoressa. Sì, è vero. La principa. È giusto. Non principessa. Oh, stiamo diventando serie. Spiriticchio e spiriticchia. Spiriticchia sarà la sua consorte. Giustamente. La consorte. La consorta. Consorta. E vabbè, la Accademia della Crusca. Crusca. Vabbè, senti. Si è parlato prima del sondaggio, ma che sondaggio? Tu hai pensato un sondaggio fondato sull'egoismo? Sì, sull'egoismo. Avete un uomo egoista o siete più egoista voi? Bello! Spiri! Questo Max, sei egoista tu o la tua compagna? Vabbè, tutti, cominciamo a rispondere così, allora il sondaggio è decaduto in questo modo. Io in questo momento ti posso dire, io sono egoista, davvero? Ma proprio un dittatore, cioè una cosa terribile. Il tuo compagno che io... è una povera vittima. Non so se dirlo, non lo so. È un nome molto bello. È una povera vittima, lui è una povera vittima e quindi io invece sono terribile, però insomma, veramente, io devo dire sono una persona terribile, io non ci vorrei mai stare con una persona come me, tu? No, tu con me, dico, tu vorresti mai stare con una persona come te? Come me? Ma non lo so, tu vorresti stare con una persona come te stessa? No, non glielo auguro tanto. No, ma tu, dico, tu vorresti stare con una persona come te stessa? Cioè incontrare un uomo però che ha le stesse caratteristiche tue? No, assolutamente. Nel temperamento, nel modo Mi piacerebbe una persona più... Bugia. Tu vai cercando una persona allegra, spensierata come te. Un ragazzo molto dolce, vorrei. Perché lo vuoi torturare? No, dolce perché io... Oddio, sono dolce, sì, sono dolce però... Sì, sei dolce però... Tipo, però anche no, forte, no, non arriva una zolletta, non arriva dolce una e forte zolletta. Insieme, un po' un mix. Non è, ma che sta a fare Spiriticchio? Sta a costruire, che sta facendo? Costruisce Spiriti? Lui è un costruttore. Un costruttore. E quindi questo è un interessante, Che cosa ci dice Greg con la sua verità e che non gli piace abbastanza oggi? Oggi dice se il tuo uomo, un dittatore o un vero e proprio mostro non gli piace abbastanza. Tremenda. Cavolo, è terribile. Questi sono quei libri che la mia amica che legge
lei mi consiglia tantissimo. Ma questa di tua leggere. Amica è intelligentissima. Ma mia amica per grande è troppo. Ma lei è troppo intelligente. Cioè, infatti io. Questo Greg, no? Cioè, fa un'affermazione che secondo me, insomma. Io vorrei tanto sentire la sua voce. Un giorno la invitiamo. Se io la chiedo a Geronimo, lei cosa pensa. Geronimo è il mio gatto. Che è il mio gatto nero che ho a casa, bellissimo. Geronimo? Geronimo si chiama. Per gli amici Gegè. E gli faccio una domanda. Pure lui mi risponde questa frase. Com'è la frase esattamente? Se il tuo uomo è un dittatore, egoista o un vero e proprio mostro, non gli piace abbastanza. Ma dai! Se ami veramente qualcuno, fai di tutto per renderlo felice. Oh, che grande verità! Oh, che grande verità! Le verità nascoste di Greg, infatti, cose che nessuno ha mai... Cioè, quindi, se uno, che ne so, se un uomo Anna, dice... Scusa, direi di ripetere perché le perle vanno bene. Le perle! No, no, te la ripeto. Sì, sentiamo la Se il perla. Tuo compagno è un egoista, un dittatore o un vero e proprio mostro, non gli piace abbastanza. Hai capito? Se ami veramente qualcuno, se ami veramente qualcuno, fai di tutto per renderlo felice. Ma voglio dire, ma lui con chi pensa di parlare, seriamente? No, ma lui che gente ha frequentato? Appunto, cioè, dire, persone siamo che... Siamo andati fino in America, è americano lui, giusto? Sì, americano. Dovevamo andare in America per saperlo. Per sapere appunto, questa cosa cioè, qua. Per esatto. sapere questa cioè, cosa ci ha rivelato una grande verità che non conoscevamo. No, infatti, guarda, non c'eravamo arrivati. Ma in un film io ho sentito però una ci volta sono persone, una cosa bellissima, un bambino che diceva una ragazza, secondo me lui ti ama, diceva sto bambino, lei diceva perché stai dicendo questo e lui diceva perché quando mangiate lui aspetta sempre che cominci tu a mangiare. Cioè ti aspetta se non mangia mai prima. Quello, no, lo dice il bambino nel film, però questa è una magari di quelle delicatezze. Magari un uomo ha una certa forma di rispetto per te, magari, non so. Non lo so, però è una cosa bella, perché ci sono degli uomini invece che si fanno ma mangia! Che cazzotta, mangia, dai! Cioè, quindi, evidentemente, io non so se lui è il modo di esprimere così sì, magari la sua passione, il suo amore, però magari fa piacere che questo qua invece si siede e ti aspetta. Sì, è insieme, molto carino. Magari, cioè, oppure carino. Quando ti apre la portiera della macchina, ecco, sono tutti sì. gesti molto molto belli, molto apprezzati. E non te la chiude in faccia, la porta, no? Magari apre la porta di un locale, pum, e te la chiude in faccia. No, lui entra, poi la porta segue le porte che poi tornano indietro tipo boomerang. Tu... ragazza si ritrova la porta in può fronte. Succedere però può succedere molti ragazzi lo fanno anzi però comunque ecco magari state attente che se magari andate a mangiare fuori insieme vi chiude la porta non vi apre lo sportello sì. vi chiude la porta in faccia esatto si siede e ti fa dai e pure a te ma dai beh, io lo lascio in tronco ecco, uno così ti arriva la pizza per esempio ti arriva la pizza proprio e lui prende e fa dammelo un po' che pizze che te li mangi tutti. Senti, ma invece Andrea com'è? No, Andrea è gentile, sono io un mostro, diciamo. Come? No, mostro no, però io non ho, non, diciamo che è veramente una brava persona, gentilissimo, vede, fa delle cose molto carine, vede. Una brava persona, senti, però molto diciamo che io, però noi donne siamo cattivelle a volte, vero? Guarda, lui è sempre d'accordo, ma guarda un po', è vero tremendo. Che noi siamo cattive noi? No. No, è perché lo so. No, non, a volte però non cattive, però ci divertiamo a vedere fino a quanto un uomo può resistere, può avere pazienza. Giochiamo un po', diciamo. Giochiamo volte, un po', sì. Brava. Giochiamo tu giochi? Eh sì, a volte. Che domande pure io. No, sì, metto alla prova molto, quello sì. Sì, sì, è perché devo vedere con chi ho a che fare. No, io non metto alla prova. Io voglio semplicemente che... Sottilmente. Io candiderei Angela per il premio Pulitzer, perché queste domande veramente... Sono come quelle di Greg. Sì, sì. Sono come quelle di Greg. Soprattutto adoro, come Max. Le sue risposte. Oddio. No, comunque, per esempio, quanto riguarda me, io non metto alla prova. Tu metti alla prova, vero? Io sì, in effetti, io invece voglio solo andare a giocare. Voglio io solo sì. giocare, voglio fare scherzi. Cioè, una persona che sta con me, che sia un amico, sia il mio compagno, mi piace poter andare in giro a scherzare, a fare gli scherzi, a giocare, sì, divertirsi. Sono molto giocherellona. Non sopporto le persone che mi piace dicono sempre molto che non si può fare niente. No, tipo no. spiriticchio, non si può fare mai niente. Come? Cioè... piccola vendetta. No, vabbè, no. No. Vendetta. È dolcissimo ci divertiamo il nostro Max. Io lo spiri.
E poi dice spiriticchio, mi pare ragazzo serio, come ce ne sono pochi. Ragazzi, vogliamo inventare un brand per una specie di spumantino? Lo chiamiamo spiriticchio. Dai, è bellissimo. Spiriticchio, no, dai, tu prendi, lo compri perché spumante. Comunque lo stai pubblicizzando il nostro Max. E qualcuno non sapeva. Ma perché era un segreto? Era solo Max. Eh? Non sapevi. Si faceva chiamare Max degli 883. Max Pezzali. E la sua regola dell'amico. Ma ci sta a mettere la musica. A proposito di musica, sì, perché mi è venuta in mente una canzone mentre voi parlavate. Che stupenda. Sì, sì, sì. Dai, sentiamo questa. Qualcuno, facciamo una breve pausa musicale. Una pausa. Io penso che in amore ci debba essere sempre qualcuno che alza una bandiera bianca. Che bello questa frase. Dopo di questa andiamo con Daido. Che... Eh? Daido. Conosci? Sono io, Dido. Ah. Sì. Ce la dai tu. And always will be.
ed era White Flag di Dido. Che ah, bella. Che bella di Dido, in realtà. Cioè, ora ditemi Dido. Che non mi è piaciuta. No, questa. Di Donato. Ah. Questa mi piace tantissimo, io adoro. Dai. Di Donato. Mi piaceva anche tanto Stan, mi piaceva Eminem. Vero, Dido, ah, come Nato, no? È vero. Sì, Dido, sono io. Sei tu, ma, sei. Senti un po', Anna, ma se tu... sei, guarda. Anche detta Anna Dido. Ma se tu sei a cena con il tuo ragazzo e c'è un solo dolcetto, glielo lasci? Lo e tu ne e tu hai tanta voglia di mangiare. Lo dividiamo. Piccolo, un piccolo dolcetto piccolo. Lo dividiamo. Come se sei buona. Sì, sì, certo. E se lui dice dammelo tutto il dolcetto, glielo do. Come sei buona, non ci credo proprio. Vabbè. No, no, sì, sì. Quanto sì, sei sì. buona. E tu? Tu? Sì, sì, glielo do. Lui lo lascia, lui se lo fa io scippare. Lo cedo alla mia signora. Che gentilezza. E allora che ne parliamo, siamo tutti allora buoni. Non siamo egoisti. No, che no. peccato. Però io no, dipende io... da quanto mi piace quel dolcetto. No, no, io invece manipolo sì, il mio. Effetti, sì, io lo manipolo, io lo manipolo affinché sia lui. Tipo, cioè, per esempio, se c'è sta un bocconotto che io ci vado pazza, gli dico: senti, amore. Mi piace a me il bocconotto. Esatto, ma scusa, lasci. La risolviamo. Ne prendiamo due, uno a testa. Esatto, esatto. Esatto, e c'è sempre un rimedio, a tutto c'è il rimedio. Vabbè, però insomma. Però queste sono sciocchezze. Queste sono sciocchezzuole. 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 E quindi le sì. persone adesso ci devono dire se sono più egoiste loro o la persona... Esatto. Con cui stanno. Tu devi leggere una cosa allora, sì. divertente. Dice... Sì, è sempre Greg che parla dell'egoismo Greg. Degli uomini. Allora, vediamo un po'. C'è una donna che ha scritto a Greg: caro Greg, il mio ragazzo è un egoista. Quindi già lei è innamoratissima per fare questa dichiarazione. È cotta. Dice di amarmi e di volermi accanto per tutta la vita. Ognuno di noi è entrato a far parte della famiglia dell'altro e sotto molti aspetti è proprio un bravo uomo. Ma ormai viviamo insieme da 4 anni e lui non ha mai voluto dividere la responsabilità della casa. Non fa mai il minimo sacrificio per organizzare una serata romantica. Si dimentica del mio compleanno, non mi regala mai dei fiori, non porta il cane fuori, raramente mi fa dei complimenti, non mi ringrazia quando preparo le cenette per lui e i suoi amici, non è molto espansivo e non vuole passare le vacanze con me. Ne parliamo sempre, lui giura che sta provando a cambiare. Non so dove, ma i suoi cambiamenti sono impercettibili. La mia domanda è questa, perché lei fa anche delle domande poi dopo tutte queste cose. È possibile che mi ami tanto quanto dice e poi si comporti come uno sciocco? Aspetta, risposta di ancora, Greg, io penso che sia fantastica. Cara la mia, grazie dei fiori, grazie. Forse mi stai prendendo in giro. Prendi la tua lettera, leggila prima tu e poi leggila a un'amica. Se non ci arrivate da sole, chiama la polizia perché qualcuno deve avervi rubato il cervello. È fantastica. E io sono d'accordo con lui. No, io dico che comunque avere una persona in casa che ti cucina, ti fa tutto, ti porta giù il cane, ti fa il bucato e tu vai a fare le vacanze pure addirittura per conto proprio, avere però una persona in casa che ti fa tutte queste cose è utile, a tutti fa piacere, capito? Ma io non ho parole. Secondo me lei un pochetto è come una mamma per questo ragazzo, per quest'uomo, sì. Una mamma che lo accudisce. Allora stava a casa con la mami lui. E chissà. Forse la mamma non le fa tutte queste cose per lui. Certo. Può essere. Può essere. E Greg continua e dice: PS, la risposta alla tua domanda è no. Guarda un po', una domanda. Le persone innamorate di solito cercano di essere carine. Alcune vengono addirittura prese a calci per aver trattato bene l'altro o per aver tentato di rendere la sua vita migliore. Lui sarà anche convinto di amarti e magari è pure vero, ma lo fa molto male ed è esattamente come se non fosse tanto preso. Quindi non gli piace abbastanza, ergo. Ah, secondo me questa qua deve essere pure abbastanza noiosa come persona. Quindi è per quello che lui magari... Un minuto. Abbiamo un minuto. Ah, è un minuto? Cosa vuoi dire in questo Just minuto? Just 1 minute for ecco. us. What do you wanna do? Non so, vedi un po' te che vuoi fare. Tell me, what do you wanna do? Vogliamo fare un canto tirolese? No, io vorrei che tu mi parlassi in tutte le lingue, ma è impossibile salutare i nostri. Un giorno lo faremo. Ecco. Salutare i nostri radiospettatori, come si dice? I teleradiospettatori
per i nostri amici quelli che stanno a sentire, radioascoltatori, radiospettatori erano, infatti in effetti spettatori era impossibile, anche a noi ci hanno rubato il cervello momentaneamente. Sì, ci ha rubato Greg, perché a forza di sentire queste cose sì, penso esatto. Di sì, però comunque chiama la polizia adesso. Spiriticchio chiama la polizia fra pochi minuti perché ci hanno rubato il cervello. Ecco, è già il telefono, è già il telefono ponendo il numero. Ma secondo te, per dire a una persona, cioè per essere sicuri che proprio una persona non è egoista e ti vuole bene, un gesto, come lo capisci tu? Un gesto secondo te che dici questo non è egoista? Ma più che non... un gesto sono più gesti, dalle piccole cose ti rendi conto, piccole attenzioni, credo che ti rendi conto che veramente una piccola, dimmene una piccola, una cosa piccola piccola che fa parte di tante attenzioni. Ma io penso l'esserci sempre sia fondamentale, cioè una persona c'è. Ha detto una cosa, oddio, hai detto una cosa, oddio, bellissima. Sì. Esserci. Mamma mia, perché non lo scrivi tu un libro al posto di Greg? Eh? Esatto, e cercate di non impiegare 4 anni per scoprire che il ragazzo con cui state è un grandissimo egoista. Vi saluto. Yeah! Grazie per averci seguito, alla prossima. E voletevi bene, vogliatevi bene. Auf Wiedersehen. Caliente, inutile passione.